Buongiorno a tutti, sono l'ispettore Palma e l'indagine di questa settimana verte sulla cucina calabrese. Dovrebbe quindi essere un'indagine abbastanza breve perché purtroppo la cucina non è esattamente il forte di questa regione. Basterebbe dire che fanno la pasta senza le uova e gli gnocchi senza le patate. Siamo già a posto, abbiamo già finito. I maccheroni al ferrietto al sugo di maiale, i cavatelli alla pulmonara. Che libidine, me ne mangerei due piatti anche adesso, favolosi. Poi, nella regione, ovviamente, abbiamo una coltivazione di verdure molto molto importante. C'è il sole del sud e le verdure sono benedette dal Signore, ovviamente. Purtroppo, in cucina però non vengono praticamente utilizzate. L'utilizzo delle verdure si limita ai pipi e patate, cioè peperoni e patate che vengono fatti in padella. Beh, insomma, niente di che, via. Patate impacchiuse. Lascia stare che sia colesterolo allo stato puro. Fantastiche. Le mulligiane chine, le melanzane ripiene, che lì nascono proprio già chine, nascono già ripiene sulla pianta. Ecco, di quelle te ne mangi una ruola, uso ridere. Molto importante per la zona è anche il maiale. C'è una grossa tradizione sul maiale e vengono anche allevate razze di maiali molto molto buone, ad esempio il nero di Calabria. Purtroppo però spesso questa carne ottima viene rovinata facendo salumi che hanno al loro interno finocchietto e peperoncino. La soppressata, che te la mangi anche senza pane, con una bella fetta abbastanza grossa, e c'è quel bel sapore intenso, sapore proprio di maiale, buono il magro e buono anche il grasso, come per il prosciutto di nero di Calabria, che è la cosa più vicina al pata negra che ci possa essere. Non si può non notare l'utilizzo spropositato del peperoncino, che in pratica va a coprire i sapori di tutti i piatti e tutte le conserve che vengono realizzate. La sardella chiamata caviale dei poveri, ma sarà chiamata caviale dei poveri perché sì, mica che costi poco, ma costa un po' meno del caviale vero, ma è poi anche molto più buono. E l'anduia, buona anche quella, ma preferisco la sardella. Non si può non parlare, parlando di Calabria, degli ovini e in particolare dei formaggi che vengono ricavati. C'è una grande varietà di formaggi, ma purtroppo quasi sempre formaggi che mancano completamente di raffinatezza. Poi ci sono anche quelli coi vermi, insomma, qui finiamo a parlare di roba che insomma non è proprio commestibile. Il caciocavallo silano, che si ottiene dalla mucca podolica, lo puoi mangiare fresco, lo puoi mangiare stagionato, ed in tutti i casi è l'unico formaggio che mangio, a parte il parmigiano. Se poi vai in Sila e te lo fai alla brace, su un bel bacchetto di pino, allora godi come difficilmente puoi godere nella vita. Infine, famosi sono anche i funghi, particolarmente quelli della Sila, ma purtroppo anche qua, per i calabresi, i funghi migliori, quelli più utilizzati, sono i lattari, che non sono esattamente i funghi migliori che ci siano. Tu esci, fai un giro nei boschi, dopo qualche giorno che è piovuto, e anche senza conoscere i posti, anche se sei un povero turista, ti imbatti in porcini meravigliosi, proprio gli aereus, quelli neri, belli, e negli ovuli, che te li fai in insalata, ed è una grande libidine.